Andrea, allora è arrivata la parola fine, qualche fatica si fa ad organizzare queste cose, però il risultato c'è anche a livello di entusiasmo, a livello di partecipazione e anche a livello di fair play. Beh, direi che è una grossa soddisfazione, insomma questa serata è stata una bellissima serata, ma in generale tutte le giornate che hanno, insomma, nelle quali si è disputato il torneo sono state bellissime serate, all'insegna del fair play, come hai detto tu, è filato tutto liscio, i ragazzi sono stati bravissimi e noi come organizzatori siamo molto contenti e penso che siano anche contenti i ragazzi dei quartieri perché ho visto molto entusiasmo e molta voglia da parte loro, quindi una grande soddisfazione. Gli sponsor che vi stanno vicino coprono le spese, e questo è importante, e quindi si può rilanciare anche per il 25. Assolutamente sì, senza il supporto di Giovanardi e MBM che anche per quest'anno ci hanno dato una mano, questa edizione, questo torneo non sarebbe stato possibile, quindi ringraziamo loro ancora per il supporto che ci hanno assicurato per quest'anno e speriamo che lo facciano anche il prossimo anno. Giovanni, è una cosa che si è realizzata perché all'inizio eravate i favoriti. Non è semplice, però ce l'avete fatta. Sì, non è mai semplice in questo sport qua, però diciamo che i ragazzi sono stati bravissimi dall'inizio alla fine. C'era voglia di rivalsa dall'anno scorso perché l'anno scorso siamo arrivati secondi e se lo meritano. Poi questi eventi qua per loro ce ne vorrebbero di più, perché comunque è molto divertente. Complimenti agli organizzatori, è stato veramente un bellissimo torneo. Speriamo di ripeterci il prossimo anno. Si tratta comunque di manifestazioni locali che aggregano. Sì, sono manifestazioni che servono alla città, oggi più che mai, perché i giovani oggi come oggi a Sassuolo fanno sempre più fatica a fare aggregazione. Grazie per averci offerto questo impianto che per loro è favoloso giocare qua. Speriamo che queste cose qua vengano fatte sempre più spesso, insomma.